Ciao Fiorelline, faccio un video richiesta. Mi hanno richiesto da far vedere come faccio l'impasto della pizza. E adesso sto scaldando con scaldacqua l'acqua perché devo sciogliere il lievito e lo facciamo insieme e poi facciamo l'impasto. E vi faccio vedere pure il lievitatore, piatto. Che c'ha il tappo e che lo tappi e levi l'aria e poi dopo quando è pronto il lievito dentro si stappa da solo così è lievitato bene a me per esempio con la macchinetta quella del pane che si può lievitare pure mi fa male lo stomaco invece con quel piatto lì che me lo lievita e non me lo sento pesante allo stomaco. Ok, adesso si spenda l'acqua e intanto va avanti la sigla e poi ci vediamo subito. Via la sigla. Fiorellina, sono ritornata. Allora, questo qui è scaldacqua che l'ho scaldato l'acqua scotta. Poi vi serve un bicchiere, aspettate, tiriamo giù. Vediamo se si vede. Allora, serve un bicchiere, il lievito di birra, un cucchiarino e lo zucchero. Ok. Allora, apriamo questo qua. Apriamo il lievito. Mettiamo il coso qua. Mettiamo uno lievito. Io con un lievito ci metto 1 chilo di farina. Ok. Mettiamo l'acqua calda, maneggiamo. Ah, ci mettiamo un cucchiaino di zucchero, mi sono scordata. Un cucchiaino di zucchero, perché lo zucchero, chi non lo sa, viene meglio alla lievitazione. Sembra latte. Ok, mettiamo qua. Tanto che non riesco a fare bene il piatto, vabbè. Mettiamo qua. Aspetta, vado a prendere il sale, mi sono scordata. Ecco, sono andata a prendere il sale. Ok, apriamo la farina. Questa è 1 chilo di farina per fare la pizza. Ok, mettiamo tutta la farina qua dentro. Poi facciamo un buchino qua e mi sono scordata pure l'olio. Naccia, mi scordo tutto oggi. Aspettate, prendo tutto. Ok, ho preso tutto. Allora ci mettete. Io faccio così, un po' di sale, 2 cucchiaini di sale, così. A me non mi viene tanto salato. Oggi mi sono messo la pressione. Misurata la pressione e si è abbassata perché mangio sempre lo zucchero senza sale. Ok, iniziamo a maneggiare qua. Poi ci mettete un pochetto di olio, non so, mezzo bicchiere da caffè, così. Io faccio a caso. Sono tanti anni che faccio la pizza, eppure quando avevo mie figlie piccole facevo la pizza e perciò sono super abituata. Io finché non viene l'impasto bene così ci metto l'acqua. Maneggiamo. Ok, adesso faccio tutto l'impasto e poi ritorno. Ok, dopo lo dovete impastare a mano perché se
se no rimane appiccicoso. E questo io ho il coperchio che fa, vabbè, si è macchiato, un po' vecchissimo questo coso qua, lo tappate bene questo qua e poi levo l'aria. E questo qua quando viene gonfio si stappa da solo. Ok, ci vediamo dopo che faccio la pizza. Ecco, fiorellini, fiorelline, adesso prendiamo qua, tiriamo giù, mettiamo più indietro così riesco. Io ho questa cosa qua e la taglio per metterla qua. Aspettate un attimo, mi sono scordata la farina. Ecco, allora mettiamo un po' di farina qua. Tiriamo su qua. Facciamo l'impasto qua. Farà impastare un po' così. Chi non lo sa, abbiamo avuto una pizzeria quando ero una ragazza, stavo con mamma e papà. Io la sento così. Mamma la sentiva con le mani, però quando abbiamo avuto la pizzeria gli avevano detto che toccava stendere con questo qua. Dopo lo metto a cuocere e poi, se volete fare più preciso, 250 grammi deve essere il pasto. Ok, mo l'ho fatta la prima e la faccio rotonda, dopo ve la faccio vedere. Prima facciamo a rachere e poi dopo vi faccio vedere com'è venuta. Quell'altra le facciamo quali. Ecco, la prima pizza è stata fatta De Guerrino. Ok, ora facciamo tutte le pizze così e adesso ci lasciamo perché è finito proprio questo video. Spero che vi è piaciuto e ciao, al prossimo video. Ora vedo se faccio boom bang con la mia pizza, ora vediamo.